Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Maria Nicoletti. Ciao a tutti. E la canzone di oggi? Io vorrei soltanto amarti di ultimo. Yeah. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone all'inizio si compone di quattro accordi che sono La minore, quindi se questo è il Do dove ci sono due tastine di Do, andando indietro si La, La, Do, Mi, La minore, poi avremo il Sol maggiore, andiamo ancora indietro, Sol, Si, Re, Sol maggiore, poi avremo Re minore, questo è il Do, Re, Fa, La, Re minore. E poi il Fa maggiore, Fa, La, Do, Fa maggiore. E la canzone fa così. Tu che respiri troppo in fretta e la paura non ti passa, resti sbagliato lo stesso. Tanto sai che poi rimango. Abbiamo avuto troppe cose per due che in fondo come noi si sono spenti tempo fa. Colpa di quello che non sai. Ok, poi va avanti ancora con il La minore. Ma si aggiungeranno accordi nuovi che sono Mi minore, quindi se questo è il Do, Re, Mi, Sol, Si, Mi minore. Poi avremo come nuovo accordo il Fa maggiore, quindi Fa, La, Do. Ed infine il Do maggiore che tutti conosciamo, Do, Mi, Sol. E la canzone andrà avanti così. E mi resta un sogno dietro al cuore, dove si incontrano persone. Io ho fatto quello che potevo, e il tuo silenzio lo capivo. Ma siamo bille sulla sabbia, senza una direzione vera. E seppure il vento le incoraggia, non torna mai la primavera. Io vorrei soltanto amarti, io vorrei soltanto amarti, tra le nuvole di amanti. Io vorrei soltanto amarti, io vorrei soltanto amarti, io vorrei soltanto amarti, tra le nuvole di diamanti, io vorrei soltanto amarti. Bene, poi la canzone va avanti sempre con gli stessi accordi, anche se invertiti, ma gli accordi restano sempre gli stessi, e procede così fino alla fine. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Maria Grazie per averci dato una mano. Vi lascio come sempre in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi, poi altri due link su come imparare gli accordi al pianoforte ed in più la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao ciao, alla prossima! a te. Come fa la regina Elisabetta.